Ci troviamo adesso di fronte all'ultimo capolavoro di Vincent van Gogh, il capolavoro che dipinse poco prima di spararsi proprio all'interno del campo di grano con corvi. I corvi che infatti si staccano dalla tela e spingono Marcel all'interno di un mondo di espressionismo. Vediamo l'urlo di Munch che lo sta attanagliando, lo sta attraversando, proveniente dal sentiero della chiesa di Anvers. E invece da Tergo arriva la morte imbellettata di Ensor con il suo ombrello spianato e l'atteggiamento minaccioso. Ci sono tutti e tre i grandi espressionisti della fine dell'Ottocento, appunto Ensor, Munch e Van Gogh. Vediamo... E sullo sfondo c'è Hieronymus Bosch. Sì, con però l'uomo barca che ha il volto sempre di Vincent van Gogh. Hieronymus era della fine del Cinquecento, ma è un tale genio che esce fuori dal tempo e dallo spazio. Marcel è salito su un piano rialzato e si trova al cospetto dei famosi girasoli di Van Gogh. Ha messo fuori gioco il pesce rosso di Matisse e prende i vari pezzi della stanza ormai... Della cameretta? Sì, della cameretta ormai diventata souvenir e pasto per i turisti. E bonus per il nostro Marcel, che così acquisisce punti e forza per ricercare la scala Pioli e cercare di riscendere in mezzo a quel caos che l'attende. Sì, non so con quale coraggio il nostro Marcel Duchamp ora scende, ecco lo sta facendo, e ecco che affronta la morte, la mette fuori gioco. Adesso vediamo uscire i mostri e vediamo le orecchie tagliate. Le orecchie tagliate di Bosch non sono l'orecchio tagliato di Van Gogh, quello per la rasoiata. Sì, il nostro grande Hieronymus Bosch esce fuori dal suo tempo e dal suo spazio e aggredisce comunque all'interno dell'espressionismo. Però ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Marcel. Adesso deve ancora fronteggiare dei mostriciattoli rossi che vengono da delle uova, sono il rosso d'uovo. Beh, probabilmente, e si tratta sempre di una provenienza di Hieronymus Bosch, si tratta delle tentazioni di Sant'Antonio, e qui ora invece lui poi deve affrontare queste uova e questo macchinario, questa specie di incubatrice in cui c'è una suora. È la suora appunto che produce queste uova e le proietta. Suor Porcella dal giardino delle delizie di Bosch, mentre sullo sfondo lampeggia il Cristo giallo di Gauguin. Ma Marcel adesso deve andare con il suo ombrello diretto contro quella macchina. Sì, aprendo l'ombrello, ecco che libera la macchina che produce gadget, anzi che produce mostri, e finalmente è libero.